Che faccio io confronti con della gente vergognosa che dice una cosa in televisione e ne fa un'altra in Parlamento? Esattamente l'opposto. Vanno in televisione a dire che sono contro gli F-35 e poi firmano a favore dell'F-35. Fanno tutte queste cose qua. Io non mi confronto con una regia che mentre parli inquadra il piede di uno o la faccia di un altro. Non vado nei talk show a dire, a parlare, a sintetizzare un discorso che mi ci vuole qualche minuto, quando mi interrompe quello, con la faccia di culo mi interrompe, non ci va. Ma per questo mi sono fermata a parlare con lei, con tutto il rispetto, è per questo, perché riconosco queste sue doti e queste sue qualità. Signora, io mi sono fermata. Noi abbiamo fatto un miracolo. Signora, se noi abbiamo fatto un miracolo. Mi creda, i partiti non ci sono più. Mi creda. Lei provi a analizzare, è che siamo dentro questa rivoluzione, non ce ne accorgiamo che la stiamo vivendo. Non ci sono più i partiti, lei pensi a 3 anni fa. C'era l'UDC, c'era il PSI, c'era Monti, non c'è più niente, non c'è neanche più Berlusconi. Allora, sì, no, non c'è per modo di dire, ma non è più, ormai può fare qualsiasi cosa, ma non c'è più neanche lui. Non c'è più niente. Ci sono sempre gli stessi che cercano di ricollocarsi. Annaspano. Sì, annaspare. Perdono tempo, non vogliono che noi arriviamo alle europee, perché nasce tutto da lì, signora. Le crisi che avete come negozi, come artigiani, come Made in Italy. C'è un pianto tremendo in giro, mi creda, io lo dico da cittadina, c'è, da persona assolutamente. C'è un pianto tremendo, i nostri uomini non sanno più cosa che e come devono fare per andare avanti, perdono il lavoro. Assolutamente. Non riescono più a mantenere la famiglia, la moglie. Assolutamente. Ma scusi un attimo, e noi abbiamo chi ha causato questo stato di cose oggi è in televisione a proporci la soluzione dei problemi che hanno fatto loro. Vergogna. Perché non l'ho fatto io, noi siamo da 6 mesi lì dentro, siamo a combattere dalla mattina alla sera e continuano a minacciarci, continuano a metterci in un angolo, ci fanno il dito così, ci prendono per il culo, non passa un emendamento, nelle commissioni, non arriviamo neanche nella commissione, facciamo una legge sulle rinnovabili, arriva la commissione energia, c'è un petroliere. Fanno così, si sono presi i punti chiave, li hanno presi loro. E noi siamo il primo partito in Italia, primo, 9 milioni di persone. E adesso stanno facendo una legge, ditelo, stanno facendo una legge adesso per non farci partecipare alle elezioni. Vuol dire che loro diranno che per partecipare alle elezioni occorre essere un partito, occorre avere uno statuto diverso dal nostro, occorre prendere i soldi perché noi non li prendiamo e diamo fastidio perché, non li, perché come facciamo a resistere a prendere il 25% senza prendere i soldi? Ma questa è democrazia? Allora, glielo chieda un po', stanno facendo una cosa per estromettere 9 milioni di persone per andare a votare. Se fanno una cosa così, noi non siamo in grado di ristrutturarci, noi siamo un movimento di giovani, di persone, di cittadini come voi che sono dati da fare, che hanno messo un po' del loro tempo, un po' dei loro soldi, è questo che li manda in crisi, è questo, devono dimostrare che noi siamo come loro, che siamo peggio di loro, che rubiamo, loro vanno in televisione a dire che rubiamo, che i nostri, quello là ha preso 1.000 euro che non li competevano, vanno a dire queste cose qui. In modo che loro dimostrino che noi siamo come loro o peggio di loro, perché ci configuriamo più onesti. Noi siamo più onesti, non ci configuriamo. Noi siamo onesti, persone per bene, che vanno lì con 2 legislature, un massimo di stipendio con un tetto da 5.000 euro, ma 2 legislature e poi vanno a casa. Allora togli i soldi, togli la carriera, se vuoi fare i soldi fai un altro lavoro, non fai più la politica, o hai passione della politica, o hai la passione o fai un'altra cosa. E questo gliel'abbiamo dimostrato e buttato in faccia a tutti. E questo non lo sopportano. Che noi siamo lì, andiamo sul tetto, siamo costretti ad andare sul tetto a protestare. Perché stanno prendendo la Costituzione e la fanno a pezzi con l'articolo 138. Per camuffarsela loro. Per prenderla, per fare il loro presidenzialismo. Non devono neanche avvicinarsi alla Costituzione questa gente. Come non devono avvicinarsi alla legge elettorale. Perché farebbero un super porcellum. Basta. Allora basta con questa gente, devono andare via tutti e non avere più il coraggio, infatti nessuno viene in mezzo alla strada, nessuno ci viene, nessuno viene in mezzo alla strada a parlare con la gente, i nostri sono sempre in mezzo alla strada, si prendono il loro vaffanculo, si prendono quello che dice ma hai fatto male, non avete fatto niente, ci prendiamo le nostre critiche e ce le meritiamo tutte, per Dio non abbiamo fatto niente, lo so, che non siamo riusciti a fare niente, ce l'abbiamo messa tutta, ma in 6 mesi il paese non siamo riusciti a cambiarlo, e per Dio dateci un po' di tempo, se poi volete continuare così, continuate così, continuate lo status quo così, prendi la pensione, i fondi, i prezzi sono bassi, chi me lo fa fare a votare uno che grida? Ma perché ti
Chi me lo fa fare votare uno dei ragazzi inesperti? È il loro valore aggiunto l'inesperienza, è il loro valore, studiano fino a mezzanotte, andate a parlare con gli uscieri, andate a parlare a Montecitorio, chi vede le luci, in che uffici le luci sono accese fino a mezzanotte, andate a vedere, non hanno mai visto i ragazzi così. Erano cittadini come voi, c'è l'operaio, c'è il pensionato, c'è l'astrofisico, c'è l'ingegnere, c'è l'architetto. Abbiamo messo la maggior parte di laureati, maggior parte di donne, abbiamo abbassato il livello di età del Parlamento. Il Parlamento è vivo, andate a vedere i discorsi che fanno su internet, perché loro non li mettono in onda. Andate a vedere le fondazioni dove sono dentro politici, giornalisti, perché abbassano le tasse al gioco d'azzardo, il perché, perché sono dentro una fondazione dove uno dei fondatori è l'automatica. Andate a vedere, noi facciamo nomi e cognomi, ma non passa nulla. Lo scandalo Datagate come va, che succede? Sì? La stiamo gestendo male? Cos'è? Scandalo Datagate con gli Stati Uniti, siamo morti? No. Buonasera, le auguro tanta salute legali. Di andare avanti e speriamo bene. Buonasera. Bravo, bravo, bravo. Bravo.